La foresta la terrorizza, lo ha sempre fatto. Quando era piccola vi si era addentrata e ancora prima di potersene rendere conto aveva smarrito la via. Era stato come se gli alberi alle sue spalle si fossero silenziosamente richiusi e il sentiero che si era immaginata di aver percorso magicamente dissolto. La paura di non sapere come tornare a casa l'aveva improvvisamente colta. Ricorda ancora di aver sentito i terribili rumori che la circondavano, frusci, scricchioli, passi. Aveva sentito chiaramente gli occhi di affamate belve posarsi sul suo corpo, improvvisamente esile e vulnerabile. Aveva allora iniziato a correre, in preda al panico. Aveva vagato così per quello che poteva essere stato qualche istante o un giorno intero, fino a raggiungere finalmente un'apertura su una sperduta spiaggia. Ed era là che aveva incontrato per la prima volta Drut. La sua presenza l'aveva subito rassicurata, perché negli occhi di quell'uomo aveva visto qualcosa di familiare, qualcosa che riusciva a scorgere anche nei suoi quando si guardava allo specchio. Fu solo quando l'uomo le raccontò della maledizione che i nordici gli avevano inflitto che Senua poté finalmente comprendere di che cosa si trattava. Lei e Drut erano uguali e forse condividevano anche lo stesso anatema. Forse anche lei era stata maledetta alla nascita da quegli dei stranieri. Defy the gods, Senua! Quanto poteva essere rincuorante conoscere i nomi dei responsabili dell'oscurità che la perseguitava da sempre. Se li avesse conosciuti, se li avesse incontrati ed affrontati, avrebbe persino potuto sconfiggerli e di conseguenza liberare Dillion nel villaggio dalla sua maledizione. Era proprio con questo scopo che, trovato il coraggio, la ragazza aveva deciso di tornare nella foresta. Dillion non voleva lasciarla andare da sola, ma lei aveva insistito e gli aveva fatto quella promessa che non avrebbe mantenuto. Just promise me that you will come back to me. Senua aveva preso il suo viaggio molto seriamente, aveva capito finalmente che quelle presenze che aveva avvertito fra gli alberi intorno a lei, quei movimenti ferali e quei versi gracchianti, appartenevano a qualcuno. Le strane visioni che aveva, le sensazioni di aver perso la strada, di girare intorno, di avvertire chiaramente lo spostamento di sassi, di alberi che celavano segreti passaggi, era causato da una stregoneria. Var Raven era il dio dell'illusione e lei era finita vittima della sua magia. I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Quella volta però non era pronta, non aveva compreso la forza di quel dio e forse non possedeva ancora la motivazione sufficiente per sconfiggerlo. Quando lo aveva percepito, il terrore la aveva avvolta. Con quegli artigli avrebbe potuto avventarsi su di lei con un balzo, con quel becco avrebbe potuto facilmente lacerare le sue carni, mentre lei, in preda al panico, sarebbe rimasta immobile e divorata. Lo aveva affrontato, sì, ma la sua vittoria non era stata reale, era stata solo un'altra delle sue illusioni. Se solo lei lo avesse capito subito. Oggi però la rabbia e la determinazione avranno il sopravvento. Oggi sta brandendo la sua lama con una forza che non ha mai avuto prima. L'euforia della battaglia, da poco vinta, la avvolge ancora. Var Raven potrà anche divorare il suo corpo, ma non potrà mai affievolire il suo spirito. Questa volta il loro scontro porrà fine per sempre al potere che quel mostro esercita su di lei e sulla sua mente. Con pochi colpi ben assestati, la bestia finisce a terra rantolante e senza nessuna pietà, la finisce. Che sciocca era stata in passato pensare di averlo davvero battuto e pensare che uccidendolo avrebbe dissolto la maledizione. L'origine di quell'oscurità non era certo Var Raven. In fondo, questi non era altro che un dio minore, responsabile solo di qualche fastidiosa allucinazione. Senua sa bene chi è la responsabile di tutto il male che la accompagna fin da piccola. La dea che le ha imposto la sua maledizione è quella che governa Helheim, Hela, ed è da lei che adesso deve andare. Il sangue delle due divinità richieste è stato versato e ormai nulla sigilla più la grande porta di ferro. È tempo quindi di attraversare il grande ponte, quello che solitamente solo i morti possono attraversare. Anche Dillion forse sarà passato di qua e finalmente incontrarla. Ma come sarà il suo aspetto? Senua non se lo è mai chiesto prima. Perché?
La risposta sta per arrivare, ma qualcosa, una consapevolezza, colpisce improvvisamente la non più così determinata ragazza. Senua sa che ciò che deve fare ora è impugnare la sua spada, guardare dritta negli occhi la gigantessa ed affrontarla. Ma mentre la porta si apre lentamente e la sua immagine appare nell'oscurità, il suo terrore più profondo ed inconscio trova conferma. E Senua cede, il suo sguardo si abbassa, la sua mano trema, non vuole vederla, non vuole sapere. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. Di fronte ad un potere come quello, è sufficiente un secondo di esitazione per essere sconfitti, e questa è una sensazione che lei conosce fin troppo bene. La sua vita è stata, dopo tutto, una successione di fallimenti causati dalla sua stessa debolezza. Anche quando era tornata dalle terre selvagge, convinta di essere guarita per sempre, convinta di aver ucciso Van Raven, aveva dovuto ricredersi. Quella volta, quel fallimento era stato il peggiore di tutti. Quello che aveva trovato al suo ritorno era stata sicuramente la punizione per la sua stupidità, per la sua debolezza. Il villaggio distrutto dalle fiamme dei Norreni, i corpi bruciati della sua gente, erano solo uno sbiadito ricordo, una cornice dell'immagine terribile che nei suoi occhi era ancora vivida. Che cosa gli avevano fatto? Era per lui che Senua aveva sempre continuato a combattere. Era per Dillion che era andata nella foresta, per mantenere la promessa che gli aveva fatto. Nonostante avesse sempre conservato nel suo cuore la paura che la sua malattia potesse arrivare a prendere anche lui, aveva sentito chiaramente l'amore con il quale l'aveva sempre spinta a lottare. Loro lo sapevano, i Norreni. Era per questo che gliel'avevano portato via. L'unica luce in mezzo a tutta quell'oscurità si stava spegnendo. Che senso aveva ora tenerla a bada? Che senso aveva resisterle? Senua quella volta era sicura di essersi sbarazzata dell'oscurità per sempre, ma la vista di Dillion, di quello che restava di lui, gli aveva rivelato un'altra terribile verità. Quella parte di lei sarebbe sempre stata lì ad aspettare un suo cedimento. Forse quella maledizione era qualcosa di inscindibile dal resto di lei, qualcosa contro la quale sarebbe stato inutile combattere. Eppure, in quel momento così terribile, fu proprio quella voce a parlarle, a darle una nuova speranza, l'idea per un riscatto, l'idea di partire per questo viaggio. Through his darkness you will find him in your sword still beats. E adesso la poteva sentire ancora, rimproverarla per la sua codardia, per non essere riuscita ad affrontare Hela e a mantenere la sua promessa dopo tutto quello che aveva passato per arrivare fin lì. L'oscurità aveva ragione, quella voce così terrificante ed estranea che usciva però dalla sua stessa bocca rendeva il suo riflesso irriconoscibile, la sua mente sempre più lontana. Worthless, weak, pathetic. Ma improvvisamente, come una scintilla nell'oscurità, Senua riuscì a sentire un canto familiare, un tono pacato, una voce amorevole che le si rivolgeva. Nessuno le aveva mai parlato con tale dolcezza, nessuno tranne lui, lui che era sempre stato lì per lei. Lui che era morto a causa sua, la stava ancora una volta salvando da se stessa. Aprendo gli occhi, Senua poteva vederlo, una figura giovane, aggraziata e luminosa, che con movimenti decisi si accingeva ad esercitarsi con la spada. Poteva essere un'altra allucinazione, un ricordo lontano, un residuo rimasto impresso nei suoi occhi? Forse. Eppure la ragazza, ignorando le furie e i loro dubbi, non esiterà ad alzarsi e seguirlo. Senua lo avrebbe dopo tutto seguito ovunque. Lo avrebbe seguito fino all'inferno.